Ben ritrovati con Agrinforma TV, l'appuntamento settimanale informativo per il mondo agricolo a cura della redazione giornalistica di Telesveva. Agri Insieme valuta positivamente l'approvazione all'unanimità da parte della Camera dei Deputati della mozione sull'etichettatura. La difesa della produzione europea passa anche per, con una migliore informazione al consumatore Commenta il coordinamento di Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative. È importante che in presenza di scandali o frodi alimentari il consumatore sia informato sulla reale origine dei prodotti, così da circoscrivere più facilmente le zone di produzione tutelare quelle non coinvolte. E a questo proposito abbiamo un servizio per eh, fare il punto su quella che è anche l'agropirateria. La, la truffa attraverso l'inganno di marchi di commercializzazione. Le produzioni del Made in Italy rivestono per l'economia nazionale, che punta sulla qualità e l'eccellenza, un'importanza strategica anche perché hanno un effetto trainante per altri settori. Per questo il fenomeno delle frodi, che le riguarda molto da vicino, rappresenta un danno non solo per l'immagine, ma anche e soprattutto per tutto il sistema economico e per le imprese agricole in particolare. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, intervenendo all'audizione della Commissione Agricoltura del Senato sull'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare. Il presidente Guidi ha evidenziato che è necessario distinguere tra il fenomeno dell'agropirateria e quello dell'Italian sounding. Il primo è un vero atto di contraffazione e frode industriale punito da leggi nazionali, comunitarie e internazionali, mentre il secondo si limita ad utilizzare nomi o simboli che si richiamano alla tradizione alimentare e culturale del nostro Paese, contro i quali in campo internazionale non esistono accordi significativi. Se combattere l'agropirateria è difficile, ha detto, limitare l'Italian sounding lo è ancora di più. Il diritto internazionale sulla tutela contro l'agropirateria è ancora incompleto, e addirittura paradossalmente non si potrà parlare di contraffazione vera e propria nei paesi extra Unione Europea, sino a quando, come Confagricoltura chiede con forza, non sarà istituito un registro multilaterale delle denominazioni dove far confluire tutti i prodotti europei. Occorre sicuramente guardare con attenzione alla cresciuta concorrenza internazionale, ha aggiunto il presidente Guidi, ma senza eccessiva preoccupazione. Non si può pensare di contrastare l'importazione dei prodotti da paesi extra Unione Europea attraverso motivazioni generiche, quel che dobbiamo Pretendere è che, oltre alla tradizione e alla storia di un prodotto, siano presenti anche i requisiti legati alla qualità, compresa quello igienico-sanitaria, il cui rispetto può essere misurato solo attraverso puntuali controlli. Il presidente di Confagricoltura ha quindi evidenziato che per l'Italian Sounding il problema maggiore è la mancanza di leggi internazionali. Il presidente Guidi si è quindi soffermato anche sul ruolo dei consumatori nella lotta alla frode e alla contraffazione. La battaglia va combattuta a 360, gradi, dai controlli sulle importazioni agli aspetti normativi, sino alla garanzia di una sempre maggiore informazione dei consumatori, non solo in termini di indicazioni in etichetta, ma anche di campagne di sensibilità sui danni che vengono causati all'economia agroalimentare italiana. Soddisfatto il ministro delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo, sull'accordo raggiunto con le regioni sull'applicazione della politica agricola comune, cosiddetta PAC, per quanto riguarda il secondo pilastro, quello dello sviluppo rurale. Il valore complessivo dei fondi per lo sviluppo rurale è di 21 miliardi di euro in 7 anni. Di cui 18 destinati all'attuazione dei programmi regionali e 2 miliardi di euro destinati a misure nazionali nel settore della gestione delle crisi, delle infrastrutture irrigue della biodiversità animale e al finanziamento della nuova rete rurale. E, ehm, la politica agricola comunitaria con le sue direttive prevede anche una stretta su quello che è l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Infatti, da quest'anno, il 2014, entrerà in vigore la difesa integrata obbligatoria. Dal 1 gennaio 2014 obbligatoria la lotta integrata per gli agricoltori italiani. La normativa in Italia è il decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012 che contiene riferimenti e linee di attuazione che punta a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente, sulla biodiversità e promuovere l'applicazione della difesa integrata nonché di approcci alternativi o metodi non chimici in agricoltura. La legge affronta l'argomento nella sua completezza. Agli agricoltori in particolare interessano gli articoli dove vengono definiti gli obblighi riguardo la formazione di base per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, i controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi imballaggi e difesa integrata obbligatoria. In particolare, i punti più importanti sono i controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. L'utilizzatore, inoltre, deve obbligatoriamente seguire una regolazione periodica dell'attrezzatura in base a coltura, fase fenologica, trattrice, erroratrice, volume di errorazione ed effettuare una manutenzione periodica. Inoltre, la manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. Queste azioni hanno lo scopo di ridurre il rischio nelle fasi di manipolazione, distribuzione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Attraverso una corretta gestione dei prodotti fitosanitari si cerca di migliorare la sicurezza generale dall'acquisto del prodotto fino alla distribuzione e allo stoccaggio e le strategie fitosanitarie sostenibili riduzione del rischio derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari per l'ambiente, gli operatori e i consumatori attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate promozione di una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto. Secondo una nuova ricerca, inoltre, la metà delle nazioni europee non sono presenti api da miele sufficienti ad impollinare le colture. Gli scienziati sono convinti che il boom nel settore dei biocarburanti necessiterà dell'impollinazione. Il numero delle api ha mostrato un declino negli ultimi anni sia a causa dell'uso di fitofarmaci sia a causa di fitopatie. Gli scienziati hanno riferito che la carenza di api in tutta Europa ammonta a circa 14 milioni di colonie, pari a circa 7 miliardi di api. Il Regno Unito è una delle nazioni che ha mostrato il declino maggiore mentre sono state prese delle misure a livello comunitario per proteggere le api tramite l'introduzione di una moratoria sui pesticidi neonicotinoidi. I ricercatori hanno riferito che altre legislazioni europee stanno invece peggiorando la carenza di impollinatori. E c'è uno studio in Australia su ehm, monitorare il comportamento delle api con dei microchip. Vediamo appunto come funziona in questo servizio. Cosa sta decimando le api di tutto il mondo? A questa domanda risponderanno proprio loro, le api, che dotate di sensori trasmetteranno i dati ai ricercatori del Consiglio australiano delle ricerche XIRO. Alla base di Hobart in Tasmania, le informazioni saranno raccolte e analizzate per capire cosa cambia le loro abitudini. Paolo De Souza, il professore che guida il progetto di rilevamento Sciame, ha affermato Le api operano su un programma molto prevedibile. Qualsiasi cambiamento nel loro comportamento indica un cambiamento nel loro ambiente. Obiettivo capire come accrescere la produttività degli insetti e controllare eventuali rischi legati alla biosicurezza. La ricerca, infatti, punta a mettere in evidenza gli elementi dei prodotti fitosanitari usati in agricoltura sulle api. Sono 5.000 gli esemplari ai quali sono stati installati sensori di 2,5 mm sul dorso, addormentandoli con una bassa temperatura. I sensori di identificazione sono a radiofrequenza e registrano quando l'insetto passa un determinato checkpoint. Le informazioni vengono poi inviate in remoto ai ricercatori che utilizzeranno i segnali per costruire un modello tridimensionale completo e visualizzare come gli insetti si muovano nel paesaggio. Il prossimo decennio si annuncia positivo per l'agricoltura europea. Secondo la Commissione dell'Unione Europea, le prospettive per il periodo 2013-2023 sono favorevoli sia per i mercati agricoli che per il fatturato del settore. In particolare, in previsione del medio termine, per le colture sono soprattutto positive le colture per produrre biocarburanti. Il settore europeo delle carni, secondo le stime della Direzione generale agricoltura della Commissione europea, sarà spinto da una forte richiesta di mer del mercato mondiale. Le colture hanno prospettive positive per il prossimo decennio più per un aumento del mercato dei biocarburanti che per l'incremento della domanda di alimenti e mangimi. I consumi dei cereali rimarranno complessivamente stabili. Nel decennio i prodotti freschi registreranno un incremento del 3% su quello già consumato nel 2012 e questi allargamenti, questa commissione di colture tra colture per produrre alimenti e colture per produrre biocarburanti porta a un'integrazione e quindi a una conoscenza reciproca di determinati prodotti e si è visto che l'oliva coratina, quella originaria della, del nord barese, serve anche per migliorare la qualità degli oli prodotti in Tunisia lo vediamo da questo servizio tra le varietà che per caratteristiche agronomiche e olearie, per adattabilità e produttività, si prestano meglio a essere inserite come cultivar miglioratrice delle cultivar tunisine, c'è la Coratina. Già introdotta nel paese da società private, la Coratina è apprezzata soprattutto per la qualità del suo olio e per la ricchezza di polifenoli. La Chemlali, varietà che rappresenta da sola l'85% dell'olivicoltura tunisina e circa l'80% della produzione nazionale, ha bisogno di un aiuto per migliorare la qualità generale dell'extravergine ottenuto e quindi conquistare i mercati internazionali. Non basta tuttavia verificare il comportamento della coratina in un nuovo ambiente nelle caratteristiche dell'olio ottenuto. Vari fattori vanno tenuti in considerazione. Tra questi la risposta della varietà a condizioni di estrazione e di stoccaggio diverse, nonché la possibile complementarietà chimica e sensoriale proprio alla Chemlali. Questi diversi fattori sono stati l'oggetto di uno studio di un team italo-tunisino che ha visto coinvolto il Centro di Ricerca in Agricoltura e Oli dell'Università di Pisa e l'Istituto per l'Olivicoltura Tunisino. Il fattore genetico, il sistema di estrazione e le condizioni di conservazione influenzano in modo significativo le proprietà fisico-chimiche e sensoriali dell'olio, tanto da avvicinare molto il profilo dei due oli al termine dei nove mesi di conservazione. Prima dello stoccaggio, tuttavia, le differenze varietali erano nette e ben distinguibili. Lo studio ha permesso di definire che la coratina, seppure perde le sue caratteristiche dopo la conservazione, avvicinandosi a quella della Kemlali, comunque può essere considerata cultivar miglioratrice che può fornire ottimi risultati in Tunisia per migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto locale. Dal 21 gennaio all'8 aprile sul sito internet dell'INAIL sarà attiva la procedura online per la compilazione delle domande di accesso al nuovo bando per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Destinatari dei contributi sono le imprese iscritte alla Camera di Commercio. L'intensità del contributo è pari al 65% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, al netto di IVA. Il contributo massimo per progetto è pari a 130.000 euro, mentre quello minimo è di 5.000 euro. Gli aiuti sono concessi per l'agricoltura in regime di de minimis, quindi, vanno a accumularsi con eventuali altri contributi incompatibili e non possono essere spesi nel triennio più di 15.000 euro. Bene, ora parliamo di lavori di stagione e quelli che sono e che si effettuano in questo periodo sono soprattutto le potature. Vediamo la potatura del vigneto. Siamo in pieno inverno ed una delle operazioni importanti e determinanti per la produttività dei vigneti è la potatura. La potatura che è... Classica, quella manuale, ma anche con la tecnologia, con la meccanizzazione che agevola il lavoro di selezione dei tralci che devono portare alla produzione l'anno successivo. Di potatura meccanizzata è quella che eh, parliamo oggi, ma più che potatura, è un'operazione di agevolazione alle fasi di potatura. Infatti. L'uomo comunque deve intervenire per scegliere i tralci produttivi. Con le macchine è possibile eh, togliere la parte superflua dei tralci, quelli più lunghi, che qui ecco, sono eh, rimasti, e quindi evitare le operazioni di eh, sramatura quindi di tirare i tralci che non servono e, e buttarli a terra. La macchina. Eh, Interviene tagliando tutti i tralci superflui, quindi triturandoli e buttandoli a terra, lasciando la parte produttiva. La parte produttiva è, può essere gestita in due maniere: in, con due tralci lunghi che danno la possibilità alla pianta di una durata maggiore oppure con un cordone speronato. Il cordone speronato. Uh, è una pratica che comunque accorcia la longevità della vita perché col tempo uh, ci sono dei problemi proprio di, di, di gestione dei tralci e che quindi non è più possibile prolungarne la produttività. La macchina agevolatrice certamente è un vantaggio perché permette di intervenire anche con condizioni ehm, che eh, le persone non potrebbero lavorare, la macchina interviene, entra e con una giornata fredda come oggi l'operatore può lavorare tranquillamente perché c'è una cabina che lo protegge. È comunque un grosso investimento in quanto bisogna ammortizzarne i costi nel tempo. Le macchine che si trovano in commercio sono multifunzionali, in questa fase vengono montati alcuni denti che ne frantumano i tralci e quindi viene utilizzata per la potatura, però nelle fasi successive viene utilizzata per la potatura verde e anche per la vendemia, quindi nell'arco dell'anno si riesce ad ammortizzare il costo sempre che si abbia la superficie sulla quale far lavorare questa macchina. Una misura sollecitata da Tempo da Agri Insieme, diretta a cogliere nuove opportunità di sviluppo ed occupazionali nel settore primario nell'agricoltura, consentirà a più imprese, fra cui cooperative, aziende riconducibili ad uno stesso proprietario o ad uno stesso nucleo familiare, ebbene questi possono ora assumere congiuntamente un lavoratore, facendogli prestare la propria attività laddove necessita. Grazie a questa forma particolare di job sharing si potrà garantire a molti lavoratori una maggiore stabilità dei rapporti, una misura utile anche in termini di trasparenza che può offrire interessanti opportunità anche ai giovani, dichiara il coordinamento di Agri Insieme. E molto spesso per gestire i costi si deve assumere meno manodopera e eh, meccanizzare di più. Il pomodoro è una cultura di questa che si sta prestando molto alla meccanizzazione perché la raccolta manuale di, eh, può eh, sicuramente rende impraticabile questa cultura. E parliamo appunto di pomodoro, lo facciamo con il professor Elia dell'Università di Foggia. Il pomodoro è una cultura esigente per quanto riguarda la concimazione? È una cultura particolarmente esigente in termini di elementi nutritivi. Teniamo conto che nel giro di poco più di 90 giorni, di 3 mesi, è una cultura che produce quantità notevoli di, di biomassa fresca e secca, no? parliamo in capitanate di produzioni che ormai eh, molto frequentemente raggiungono e superano i 1500 quintali eh, di bacche, che è una produzione considerevolissima, questa ovviamente per poter essere raggiunta ha bisogno di adeguati apporti di elementi minerali, che ovviamente devono essere anche non eccessivi per evitare poi tutti i problemi di carattere ambientali che eh, un eccesso di apporto di elementi nutritivi può portare. Ci sono elementi nutritivi di cui la coltura è particolarmente esigente? Sicuramente diciamo l'azoto è l'elemento che esporta eh, in maniera importante eh, ma l'altro elemento è il eh, potasso, una coltura che eh, potremmo definire potassofila. Un ettaro di, di pomodoro supera anche i 400 kg per ettaro di asportazione di, di potassio, però diciamo, il potassio non è un grosso problema essendo eh, questo elemento mh, abbastanza disponibile nei nostri terreni, per cui gli apporti eh, di concimazione di potassio generalmente si attestano su quantità che sono la metà o meno di quelle che sono le reali asportazioni, perché il resto viene fornito dal terreno. La fertilizzazione del pomodoro è vincolata dalla disponibilità di acqua? È un prerequisito fondamentale la disponibilità di acqua. E ricordiamoci che questi livelli produttivi che noi oggi registriamo sono il frutto dell'insieme dell di tutta quella che è la tecnica agronomica, oltre all'aspetto genetico sicuramente che è intervenuto in questi anni, ma anche la tecnica agronomica ha reso possibile. Per cui l'impiego della fila binata, così come l'uso della fertilizzazione, quindi l'ottimizzazione dell'apporto vivo e eh, di nutrizione, fanno sì che si possano poi raggiungere quei livelli produttivi che oggi vediamo, che sono abbastanza comuni e che i nostri eh, agricoltori ormai hanno acquisito abbastanza bene. È una cultura esigente per quanto riguarda i microelementi? I microelementi diciamo che non hanno grossi problemi nei nostri terreni, tranne in casi di eh, anomale, eh, anomali valori di pH in un terreno, lì possiamo avere problemi particolari. L'unico caso che può eh, crearci qualche problema, ma non stiamo parlando di un microelemento ma di un mesoelemento, può essere il calcio. Il calcio e un problema laddove può crearci problemi sulla qualità della produzione. In particolare faccio riferimento alla marciume epica del pomodoro. Però non parliamo tanto di una carenza di disponibilità di elemento quanto di situazioni culturali che possono creare una temporanea non disponibilità di questo elemento che, essendo poco mobile all'interno della pianta, può non raggiungere in maniera efficace ed efficiente i siti in cui la Pianta sta producendo bacche, sta producendo nuova vegetazione. In questi casi possiamo avere delle sintomatologie di carenza, le cosiddette calcio carenze, che nel caso del pomodoro possono determinare importanti riduzioni di produzione per la presenza di queste bacche con la parte apicale, appunto, necrotica. È importante la rotazione della coltura per non ripetere la coltivazione sullo stesso terreno? La buona pratica agricola ci, ci dice che una coltura di pomodoro può ritornare sullo stesso terreno dopo almeno tre anni, eh, per cui dobbiamo sicuramente eh, inserirla all'interno di una rotazione aziendale, di una successione corretta che eh, fa sì che quel terreno non accumuli patogeni eh, della specie. Oggi abbiamo un'altra emergenza che si è aggiunta a quelle che: storicamente abbiamo sulla, sulla coltivazione del pomodoro che è la presenza del loro banca. Anche per questo motivo eh, l'incidenza di questa eh, parassita che si instaura sulla Prato Radicale ci porta a eh, chiedere sempre con maggiore necessità il fatto che il terreno non sia diciamo, subito eh, coltivato a pomodoro ma che ci sia appunto un inserimento di una rotazione con altre specie che in qualche modo riescono a ridurre il potenziale di eh, infezione da parte della loro banca sul pomodoro. Quali colture possono intercalare nella rotazione con il pomodoro? Cereali ma anche brassicace, brassicace che sono diciamo, delle specie che in qualche modo riescono a eh, fare un po' da piante trappola, eh, brassicace anche da sovescio, no? possono inserite, essere inserite in una rotazione con eh, il pomodoro. La brassicacea fa sì che il seme della loro banca germini in assenza della, della pianta ospite, e, e una volta che viene interrato, diciamo, si riduce gradualmente il potenziale di infezione, di aggressione da parte del parassita. La legge di stabilità 2014 difende le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina. Il decreto sul federalismo fiscale ha previsto l'istituzione di una nuova imposta sulla compravendita di immobili da applicarsi nella misura del 9% del loro valore, che andrà a sostituire le imposte di registro ipotecarie catastali finora applicate. Nel caso degli agricoltori l'agevolazione più rilevante in materia è rappresentata dalla piccola proprietà contadina che prevede per gli acquisti di fondi rustici da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titoli principali iscritti all'Inps l'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria nella misura fissa di 168 euro cada una e ridotta l'imposta cadastrale in misura dell'1% del valore dell'immobile. Il terreno acquistato con tali benefici deve essere successivamente posseduto e condotto per almeno cinque anni. Anche le società agricole possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e quindi beneficiare delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, quando, nel caso di società di persone, almeno un socio sia imprenditore agricolo professionale oppure nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore possiede tale qualifica, le imposte da versare in misura fissa salgono invece da 168 a 200 euro. Nel caso di acquisti assoggettato all'imposta del 9%, la misura fissata delle imposte ipotecarie e catastali ammonta a 50 euro. Ebbene, era questo l'ultimo servizio. Prima di chiudere un aggiornamento ai prezzi dell'extravergine, finalmente l'Andrea è quotato sopra i 3 euro, poco sopra, 3,5 euro, 5 centesimi, mentre il Grecia a 2,95 euro, l'Andaluso Picual, cosiddetto spagnolo, a 2,15 euro, l'olio di oliva raffinato a 2 euro, e 8 il Tunisia a 2,35 euro, l'olio di sansa di olivo a un euro e 35 centesimi. Bene, dopo quest'ultimo aggiornamento termina l'appuntamento settimanale di questa settimana di Agriinforma TV, il nostro il consueto appuntamento settimanale che si ripete ogni venerdì alle 15 e in replica alle 20 e 25 e quindi eh, un arrivederci e a un rincontrarci per continuare a parlare di agricoltura.